La penisola di Capo Testa è situata a soli 3 km da Santa Teresa di Gallura ed è uno dei luoghi più suggestivi della costa nord-orientale del territorio sardo. Santa Teresa di Gallura si trova al nord della Sardegna su un promontorio che guarda a nord la costa meridionale della Corsica, distante appena 11 miglia. La si raggiunge percorrendo una bella strada panoramica che termina in corrispondenza di Cala Spinosa e del faro di Capo Testa. Qui è possibile percorrere a piedi, lungo alcuni sentieri, l'area del promontorio di Capo Testa, dove è situato il faro. Il faro, costruito nel 1845, si trova sull'ingresso occidentale delle bocche di Bonifacio, da cui sono ben visibili la Corsica e le isole dell'arcipelago della Maddalena. Una rete di sentieri si dirama attraverso un'antica servitù militare, infatti il territorio è cosparso da vecchi edifici militari da poco restaurati. La zona è caratterizzata da maestose rocce e scogliere granitiche di incomparabile bellezza e dalle forme spettacolari. Anche San Francesco di Assisi, incuriosito dalla sua bellezza, si recò a visitare Longosardo, antico nome di Santa Teresa di Gallura. Il faro è attivo dal 1845. È formato da un edificio rettangolare a due piani, sopra il quale si trova la torre con la lanterna. La torre è di forma quadrata e colore bianco. Capo Testa merita una visita quando il maestrale soffia con tutta la sua forza ed il mare ruggisce sotto la potenza del vento. Inoltre, è possibile godere di splendidi tramonti, illuminati dal faro.